tante persone, e io non sono abituato, sono avvezzo ad altro, facevo e faccio altro nella vita, ma vedere tutte queste persone qui davanti mi dà ancora più carica rispetto a quella che ho dimostrato e ho avuto in questi giorni, in questo mese di campagna elettorale. Grazie. Grazie tante. La presenza di tanti giovani alle mie spalle non è casuale, è stato fatto apposta per abbassare l'età media, perché purtroppo gli anni passano inesorabilmente e oggi è uno in più, e quindi ringrazio le tante persone che mi hanno fatto gli auguri. Dicevo, abbiamo iniziato questo percorso il 28 di aprile, è passata appena più di un mese, e in questo mese sono successe tante cose. Una campagna elettorale nella quale noi abbiamo esposto solo valori positivi, non abbiamo agito immaginando che il discredito potesse essere un valore aggiunto. Abbiamo ritenuto che il valore aggiunto potesse essere quello invece dei nostri valori positivi. Ho frequentato la scuola degli oratori, ho frequentato la scuola delle strade, la scuola delle piazze, ho frequentato la scuola dei campetti, ho frequentato la scuola che ci si perfeziona giorno dopo giorno, ho frequentato la scuola della quotidianità, del confronto quotidiano con i miei concittadini. Ecco, quella scuola che viene dal basso ritengo mi abbia formato in maniera diversa, mi abbia formato con un'opportunità in più, quella di aver ascoltato giorno dopo giorno, perché sono stato giorno dopo giorno in questa piazza, in questa strada, i miei concittadini. So quali sono le loro esigenze, ci siamo formati e mi sono candidato avendo come stella polare i loro bisogni. L'ho detto durante la mia presentazione. I bisogni dei cittadini, che sono stati per me il metro con cui ho valutato la mia azione amministrativa, non stanno da nessuna parte, non sono né di destra né di sinistra, sono i bisogni dei cittadini. Non ho frequentato la scuola della democrazia, o meglio, quel tipo di scuola della democrazia. Vi dico la verità, ne sono fiero, perché se quella scuola della democrazia deve produrre una tipologia di allievi che si nascondono, ho visto quello che è successo in questi giorni su internet, che si nascondono dietro false account, che scrivono degli articoli e poi li mandano a qualche giornalino locale, articoli che vengono spacciati per redazionali nel quale si sostengono notizie false. Ecco, quella scuola non appartiene a me, e a dire la verità di notizie vere ne avremmo potuto dire tante e pubblicarne tante. Sono fiero di non averlo fatto, mi sono imposto, perché il metodo dei nostri valori è un altro. Non si fa campagna elettorale col discredito, si fa campagna elettorale con i valori positivi. Questo. Questo è il metro con il quale ho impostato la mia campagna elettorale. Dicevo, questo me lo hanno imputato, ma di questo ne sono fiero. In questi giorni mi hanno detto: ma perché non rispondi alle provocazioni? Qualcuno diceva che non avrebbe mai preso un caffè con gli amministratori uscenti. Ecco, questo mi ha fatto ricordare, c'era qualcun altro che ha detto qualche anno fa che non avrebbe preso nessun caffè con qualcun altro. Quello ha fatto una brutta fine. Ecco, il pensare di non prendere nessun caffè con qualcuno degli amministratori, poi quando in effetti qualcuno di quegli amministratori è dentro anche la sua coalizione, non è di buon auspicio. Qualcun altro ha detto che non aveva bisogno di tecnici stranieri. Ecco, o quel qualcuno è distratto, non sa che io vivo a Giara, ecco, vivo lì di fronte, vivo a pochi metri dalla piazza, o è lui che non vive a Giara. Mi dicono che per approfondire gli studi è dovuto andare in una città vicina. Ecco, io non sono un tecnico straniero, sono un prodotto del vivaio locale, utilizzando una metafora calcistica, sono cresciuto in questa città, mi sono formato in questa città, mi sono formato in questa piazza. Il tecnico straniero se lo sono scelti da qualche altra parte, giocavo in trasferta, ora sto giocando in casa, e qualcun altro è stato straniero in casa, perché non si è visto per tanti e tanti e tanti anni in questa città.
lo straniero di fatto ce l'ha qualcun altro, sicuramente non ce l'abbiamo noi. Io ho difeso da ragazzino i colori sociali della squadra di questa città, e quando difendi i colori sociali, quella maglietta non te la togli mai da addosso, quella maglietta ti accompagna per tutta la vita. Io sono un giarrese che vive a Giara, che ha studiato a Giara, che si è formato a Giara e che a Giara ha la sua attività professionale, quindi i tecnici stranieri non servono. Anche il mio amico qualche giorno fa diceva che Giara non ha bisogno di tecnici. Ecco, io ritengo che forse Giara ha bisogno di tanta attenzione. Non solo ha bisogno di tecnici, ha bisogno di amore, ha bisogno di passione, ha bisogno di attività che siano fatte col cuore, non ha bisogno di distacco, non ha bisogno di un'attività che venga fatta come scelta residuale. Io ho scelto Giarre quando potevo fare qualcos'altro, per me non è stata una scelta residuale, ma è stata la scelta, come dicevo prima, che mi è venuta dal cuore. Non è stata una scelta che ho fatto perché non potevo fare altro, potevo continuare altre cose da un'altra parte, ma non l'ho fatto perché quando ti chiama la tua città non c'è nulla che può trattenerti. Quando ti chiama la tua città, quando ti chiama la tua città, si scatena dentro di te un moto che diventa irrefrenabile. Questi sono i nostri valori, lo dicevo prima, sono i valori che hanno come riferimento valori positivi, non quelli del discredito. Questa è la vera discontinuità. Ci si è stati abituati e si è stati abituati in questa città a recitare il solito teatrino, nella quale spesso maggioranza ed opposizione si ritagliavano una parte che era ben conosciuta a tutti e dove tutti ci stavano bene. Ecco, non è il mio caso. Mi si diceva: ma perché non risponde? Poi quanto astio, quanto risentimento, quanto livore nelle parole di qualcun altro che ha dimenticato, ma l'ha dimenticato subito, gli anni di condivisione del governo regionale, addebitando scelte capestro che sono state fatte per questa città a chi in effetti ha difeso i valori della propria città. Quel valore aggiunto che sarà determinante per il nostro riscatto. Una riorganizzazione amministrativa che permetta alla politica e quindi alla giunta, agli amministratori, al consiglio comunale di essere gli attori delle scelte di questa città. Le scelte di questa città non possono essere demandate al burocrate. La politica si deve riappropriare di quel ruolo. Le scelte di questa città devono essere nella competenza e nella responsabilità della politica, della giunta, degli amministratori del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale non può essere considerato come un fastidio. Le prerogative del Consiglio Comunale sono importantissime. Tutti gli atti più importanti dell'ente passano dal Consiglio Comunale e non si possono mandare questi atti un'ora prima o due ore prima sperando che i consiglieri comunali non capiscono e possono votare alzando la mano. Non è così. L'altro giorno un ex consigliere comunale, che era consigliere comunale mentre io ero revisore dei conti, ha detto che non c'era bisogno e perché io nella mia qualità di revisore dei conti ero già a conoscenza dello stato delle finanze del consiglio comunale e avrei dovuto prendere le decisioni. Quel consigliere comunale ha memoria corta, non si ricordava che io mi sono dimesso dopo che ho mandato un esposto alla procura delle corte dei conti e ho denunciato tutto quello che poi è successo dopo. Tutto quello che è successo dopo io l'ho denunciato con quell'atto. Quel consigliere comunale aveva la memoria corta o forse era distratto. Ma abbiamo un'attività del contenzioso che viene svolta attraverso una sommatoria di incarichi che costa centinaia e centinaia di migliaia di euro. Questo non è più possibile. In questi 5 anni si sono spesi circa 2,5 milioni di euro per incarichi legali e vi dico che non è possibile, non si spendono neanche nella nona città d'Italia. Nel programma ho indicato anche, questo è un valore evocativo, la necessità che il sindaco un giorno alla settimana lo dedichi alle proprie scuole. Le scuole di questa città. Le scuole di questa città sono state spesso trascurate. Ecco, io ritengo che sia un dovere del sindaco andare una volta alla settimana a visitare tutte le scuole. E io ci andrò da sindaco, non ci andrò da candidato sindaco. Ho letto in questi giorni
giorni di un candidato sindaco che si è girato tutte le scuole e qualche giorno fa è andato dalle Immacolatine, è andato dai bambini di 6-7 anni per portare il messaggio ai propri genitori. Questa strumentalizzazione dei bambini mi ha fatto ribrezzo, ve lo dico e lo ripeto in questa piazza. Io nelle scuole della mia città ci andrò da sindaco per capire qual è la situazione, per capire di cosa hanno bisogno, qual è lo stato della manutenzione, quello che bisogna fare. Qui io mi aspetto da un giorno all'altro che qualcuno mettendo la mano a qualche bambino gli dica: quando verrai a casa ricordati di dire ai tuoi genitori che questa è la carezza del sindaco. Ci manca poco. Ci manca poco che questo succeda. Non è questo, non sono questi i valori con i quali ci dobbiamo confrontare. Ci dobbiamo confrontare, vi dicevo, con altre valutazioni. Non mi è piaciuta questa storia della strumentalizzazione dei bambini. Questa è una città nella quale per tanto tempo alcuni elementi sono stati messi da parte. Io ritengo che si debbano recuperare gli alloggi popolari che vi sono in via Trieste, quindi bisogna trovare un accordo con l'Istituto Autonomo della Casa Popolare. Ritengo che si debbano utilizzare anche altri. Ritengo che si debbano utilizzare anche altri strumenti innovativi che la norma oggi permette, che sono agevolati, come l'housing sociale. Vi è l'esigenza che la viabilità di questa città venga rivista, vi è l'esigenza che parchi, giardini siano sempre aperti con un decoro diverso rispetto a quello attuale. Io l'altra sera mi sono confrontato con alcune mamme. Quello che mi hanno richiesto è perché la domenica tanti parchi sono chiusi e perché durante il giorno. Perché durante il giorno l'orario di apertura dei parchi era quello dei dipendenti comunali, perché una mamma spesso può portare il proprio bambino quando smette anch'essa di lavorare e quindi trova i parchi chiusi. Ecco, io ritengo che questa attività deve essere attenzionata rimodulando le attività e l'utilizzo dei beni pubblici in modo diverso affinché tutti i cittadini li possano utilizzare. Vi è la necessità. Scusate. Io dicevo, l'ho detto giorno dopo giorno, l'ho detto in tutti gli incontri, proprio perché poi ha assunto un valore scaramantico, che questa volta il gol della promozione non lo devo fare io, ma lo dobbiamo fare tutti insieme. Ecco, io ritengo che quel gol si sia già fatto, la vostra presenza. La vostra presenza così numerosa mi testimonia che il gol già l'abbiamo fatto, che la cifra di quei valori che ho rappresentato, che era dentro di voi, è venuta fuori. Bisogna affidare a questa città, a chi ha dimostrato amore per essa giorno dopo giorno, a chi quando aveva l'opportunità di fare qualcos'altro si è fatto guidare dal cuore e è andato dove l'ha portato il cuore, non dove la portava il cervello. Bisogna affidare. Bisogna affidare questa città a questi giovani che stanno dietro di me. Io mi sono speso proprio per loro. Dicevo, ho un figlio della loro stessa età e il futuro che immagino per loro, immagino per mio figlio, è quel passato che io ho vissuto, quel passato condito di tante cose, di energia culturale, di frenesie economiche. Ecco, io voglio che quella città ritorni, ma ritorni grazie al consenso di tutti voi. Grazie.